mio ruolo in Terra ed Acqua era puramente amministrativo e l'ho sempre interpretato con trasparenza e correttezza. Così l'assessore ai lavori pubblici Nicola Sirchia spiega il suo coinvolgimento nell'inchiesta su Terra ed Acqua, la società vercellese con il compito di promuovere il turismo di quell'area in cui risulta fra gli indagati. Nell'inchiesta sarebbero coinvolte 8 persone. L'accusa per tutti pesante e sgradevole è di associazione a delinquere. Secondo la procura avrebbero costituito e organizzato un'associazione per commettere reati contro la pubblica amministrazione per un periodo compreso tra gennaio 2005 e dicembre 2009. Gli indagati, che hanno sempre respinto ogni accusa, hanno 20 giorni di tempo per presentare memorie e controdeduzioni. Dopodiché la procura deciderà sull'eventuale rinvio a giudizio. È morto a 78 anni Lorenzo Gallina, titolare dell'omonima pasticceria di Alessandria. Questo nome è legato da anni a un simbolo gastronomico della città, i Baci Gallina. L'uomo è morto per ictus proprio mentre si stava sottoponendo a un piccolo controllo clinico. I funerali si sono svolti oggi nella chiesa Santi Apostoli ad Alessandria. Torna a Spinetta la rievocazione storica della battaglia di Marengo. La storica battaglia di Napoleone del 14 giugno 1800 sarà rivissuta domani e domenica nello splendido sobborgo. Ad animare la manifestazione, oltre 400 attori in uniforme d'epoca provenienti da diversi paesi europei, tra cui Italia, Francia, Austria, Belgio e Repubblica Ceca. Il culmine dell'evento sarà domenica, quando si inscenerà la battaglia di Marengo, vinta da Napoleone Bonaparte grazie ad astute manovre militari e un pizzico di fortuna. La battaglia sarà anche a tavola con alcune interessanti iniziative enogastronomiche, tra cui l'enobattaglia di Marengo, dove si potranno assaporare specialità culinarie abbinate ai vini francesi ed austriaci. In occasione dell'evento, il Marengo Museum resterà aperto dalle 9 alle 22:30. Quasi 5.000 i biglietti venduti in vista della sfida di ritorno della semifinale playoff tra i Grigi e la Salernitana. Nel tardo pomeriggio di ieri erano 4.932 i tagliandi già nelle mani dei tifosi. Restavano disponibili una manciata di ticket nel rettilineo opposto alla tribuna. In società c'è fiducia che il Moccagatta domenica sia pieno. L'aspettativa per la partita che può regalare la finale playoff è grande. Prova ne sia che ieri almeno 70 persone hanno assistito all'allenamento della squadra che sta preparando con meticolosità l'importante match contro i Granata per approdare alla Serie B. E per oggi da Alessandria è tutto, grazie per averci seguito. La linea torna allo studio.